artisti quest'anno che vengono da tutta Italia, da Venezia a Lecce, e fanno opere con materiale di recupero, cioè da rifiuti. Noi facciamo questa mostra da 6 anni perché crediamo che dobbiamo riflettere e fermarci un attimo per far capire alla gente qual è la scelta migliore, cioè in questo caso consumare meglio, consumare meno e magari evitare gli sprechi, e questi artisti sono la prova, cioè tutta gente che è sensibile a questo, che fa vedere che si può, che rifiuto è anche un valore, perché una moca vengono fuori degli orecchini che sono una genialità, da rifiuti elettronici può venire fuori un gufo. Abbiamo accanto a noi una pecora dell'associazione vegana che ci fa riflettere anche sull'uso, sul mangiare la carne, sul macello che si fa mangiando la carne, quindi con gli scarti animali, ci fa riflettere molto su queste cose. Consumiamo, consumiamo sempre, e c'è questa cosa di andare avanti, e se non si consuma si sta quasi male, no? E si crede che il benessere sia il consumare, ma questa mostra invece vuol far riflettere al contrario, il benessere non vuol dire solo consumare. Quindi questa mostra vorrebbe dare un segnale importante per far scegliere ai cittadini le cose migliori da fare, con sacrificio, perché cambiare vuol dire sacrificio, ma anche ai politici per prendere decisioni giuste. Super exotic 60 speed.